Buongiorno, leggiamo questa mattina insieme dall'Evangelo di Matteo capitolo 10 versetto 25. Basti al discepolo di essere come il suo maestro. Nessuno potrebbe discutere su questa affermazione, poiché sarebbe inopportuno che il servo fosse superiore al suo maestro. Quando il nostro Signore era sulla terra, quale fu il trattamento che ricevette? Gli furono riconosciuti i suoi diritti? Furono seguite le sue istruzioni? E furono adorate le sue perfezioni da parte di coloro che egli venne a benedire? Assolutamente no. Egli fu disprezzato e rifiutato dagli uomini. Il suo posto fu fuori del campo e la sua occupazione fu quella di portare la croce. Il mondo gli offrì gioia e riposo? Le volpi hanno delle tane, gli uccelli del cielo dei nidi, ma il figliol dell'uomo non ha dove posare il capo, disse lo stesso Gesù. Questo paese inospitale non gli concesse alcun rifugio. Lo cacciò e lo crocifisse. Se sei un seguace di Gesù e conduci una vita coerente alla sua volontà, devi aspettarti che gli uomini ti osservino e ti giudichino. Ti tratteranno come trattarono il Salvatore. Ti disprezzeranno. Non pensare che le persone del mondo t'ammirino o, se sei simile a Cristo, si comportino con te con uno spirito più pacifico. Essi non apprezzano la gemma lucente, come potrebbero valutare una pietra grezza. Se essi hanno chiamato Belzebù il padrone, quanto più chiameranno così quei di casa sua? Più siamo simili a Cristo e più saremo odiati dai suoi nemici. Sarebbe un triste disonore per un figlio di Dio essere favorito dal mondo. Sarebbe davvero un cattivo presagio per un credente se il mondo gli battesse le mani e gli gridasse: ben fatto! Se l'ingiusto gli dà la sua approvazione, egli dovrebbe riflettere sul suo carattere e chiedersi se ha fatto qualcosa di sbagliato. Manteniamoci fedeli al nostro Maestro e non alimentiamo amicizie con un mondo cieco e vile che lo schernisce e lo rifiuta. Sia lungi da noi il cercare una corona d'onore quando il nostro Signore trovò una corona di spine. Che il Signore ci benedica.